Dibattito aperto sul marchio di qualità. Il presidente del consorzio del pomodoro IGP di Pachino, Sebastiano Fortunato, ha suggerito ai vittoriesi di puntare l'attenzione sul marchio per melanzane e peperoni. La questione è all'ordine del giorno da diverso tempo. Vittorio in tal senso ha cercato di avviare diversi percorsi, non tralasciando l'idea di avere un proprio marchio per il pomodoro. Ad oggi tutto tace, mentre la vicino Pachino con il marchio IGP riesce a stare sul mercato garantendo qualità e tutelando l'eccellenza. La proposta è stata lanciata la scorsa settimana nel corso della nostra rubrica di approfondimento Focus, di cui era ospite il presidente del consorzio di Pachino. In quell'occasione Fortunato ha suggerito ai vittoriesi di puntare l'attenzione su altre due produzioni che rappresentano il nostro territorio, vale a dire melanzane e peperone. Le reazioni alla suddetta idea sono diverse. Giuseppe Cunsole della Coldiretti, ad esempio, pur rispettando l'idea di Fortunato, sostiene che Vittorio non deve rinunciare al suo marchio IGP per il pomodoro. Io rispetto l'idea e rispetto la persona, il presidente dell'IGP di Pachino, ma questo non vuol dire che quello che dice è giusto, io non lo condivido. Io secondo me che Vittoria produce pure melanzane e può avere l'IGP della melanzana e del peperone, questo è un altro discorso, si può fare pure, ma non tralasciare quello del pomodoro, perché per noi il pomodoro, noi avevamo iniziato come organizzazione, abbiamo già un consorzio, le tre organizzazioni l'abbiamo fatto, abbiamo uno statuto da qualche anno e abbiamo fatto IGP della zucchina di Sicilia e IGP del pomodoro di Sicilia. Proprio perché a Pachino c'era l'IGP, non è stato possibile fare IGP di Sicilia del pomodoro, perché si poteva fare. Pachino poteva entrare in quell'IGP di Sicilia, in ogni caso era sempre dentro, non è che rimaneva fuori, non è che Pachino è fuori dalla Sicilia. Questo non è stato possibile e abbiamo cercato di cambiare con l'IGP, mettendo IGP del pomodoro di Vittoria, ma questo non vuol dire Vittoria come territorio di Vittoria, ma bensì che parte da Cascigli sino ad arrivare alle porte di Agrigento, perché questa è la fascia trasformata, diciamo la fascia che è tutta vocata da pomodoro, ma non da oggi. Credo che quando abbiamo incominciato a Vittoria, Pachino nemmeno esisteva come pomodoro, e non credo che adesso, dopo tanti anni, è vocato solo Pachino e Vittoria non è possibile avere l'IGP del pomodoro.